Marco, Marco, ci siamo, è arrivato il grande evento. I preparativi sono tutti fatti, tutto pronto, può partire il matrimonio dell'anno. Matrimonio dell'anno? Sì, dell'anno? È il matrimonio dell'anno. Dell'anno. Certo, se no non c'era Planet TV. Ah, cioè, appunto. Vabbè, ma si sposa un carissimo amico che si chiama Patrizio Pazzini, nonché fratello di Giampaolo Pazzini, calciatore. Ecco, quindi amici di Planet TV. Ma cominciamo, Laura Toccafondi, Planet TV, matrimonio. Qui al comune di Montecatini per il matrimonio di Patrizio Pazzini. È arrivato lo sposo. Quindi grande evento, insomma, sei emozionato? Molto, molto emozionato perché, insomma, anche se è la seconda volta, ma la seconda volta è più bella ancora, sì. Dopo 23 anni. Anche perché è l'ultima, quindi. Sicuro, quello sicuro, quello sicuro al 100%. Quindi dai, la moglie, la futura moglie, bellissima. Ma bellissima, si spera, se viene, non si sa. Guardiamo se... Siamo in attesa, vediamo. Vediamo come si svolge. Vai a salutare tutti gli ospiti, vai, che ci saranno centinaio di invitati, ci sono anche tanti personaggi, anche calciatori. Ma lui è Patrizio Pazzini, è lui. Lui, ah, è lui lo sposo. Uno dei tre fratelli della famiglia Pazzini. Vai, continuiamo a vedere un po' di curiosità, di capire chi c'è, chi è invitato. Qui davanti al comune, perché tra poco si sposa. E aspettiamo la sposa. C'è al matrimonio di Patrizio Pazzini anche il sindaco di Uzzano. Per noi è importante, per Planet TV c'è il sindaco di Uzzano. Dov'è Uzzano? Uzzano è un piccolo paese, un borgo antichissimo, meraviglioso, situato fra Pescia e Borgabugiano. Qui sulle nostre colline, la famosa collina La Costa. Bene, siamo onorati di averla qui. Quindi, sindaco. Bella verità. Non ci crediamo. Perché non ci crediamo? Volontà degli elettori, non è colpa mia. È importante. A Uzzano farai del bene, no? Quali sono i tuoi progetti? Capito, per zio? Uzzano? Certo. Un campo sportivo, no? Visto? C'è già. Bene. Quindi, questa è la famiglia Pazzini, tu fai parte della famiglia Pazzini, quanto certo, zio? Certo, sono lo zio, certo. E il nipote si sposa? Sì, ha un po' questo vizio, le piglia come compleanni, questi matrimoni non sono compleanni. Comunque, auguri di cuore. Che hai detto che i matrimoni sono compleanni, cioè che non è che ogni anno uno si festeggia. L'ho detto, stai un po' attento, cerca di saltare i bisestili almeno. Comunque va bene così. Ma gli piacciono le feste, lui lo sappiamo, lo organizzano anche belle loro le feste. È un festaiolo, sì. No, ma questa è una bella festa per loro e per voi. Ma ha detto che questo è l'ultimo, perché sennò il prossimo lo faceva nel comune Uzzano. Quindi continuiamo con Planet TV, loro sono anche proprietari di alcuni locali che avete visto con Planet TV nel passato, abbiamo fatto tante feste con loro, quindi noi con Planet, quando si sposa qualche amico che ha partecipato a Planet TV, ci siamo. Eh beh, forza. Continua questa giornata speciale. Lei è la signora Michicenko Iana? Sì. E siete qui comparsi per la celebrazione del vostro matrimonio. In your pose was the dust that settled
darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing's changed at all? And if you close your eyes. Non aggiungo niente se non darvi grazie di cuore di aver scelto questa sala. E una banale, serena, sicura, di cuore, felicità a voi. Grazie. E alle vostre famiglie. Grazie. Trouble or our sins, oh, oh, where do we begin? The rubble or our sins, and the walls kept stumbling down in the city that we love. From above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing's changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How am I gonna be an optimist about this? How am I gonna be an optimist about this if you close your eyes? Anche a Cerreto Guidi? Sì, alla loggia dei Medici. Quindi è un ambiente elegantissimo, c'è tutto, c'è la musica, l'aperitivo, la piscina. Quindi promette bene la festa. Sta per cominciare la festa. Quindi iniziamo, andiamo con Planet TV. Discoteca, c'è anche il vocalist. Che vocalist? Lui non è una voce, è la voce del locale della notte. E in questa fantastica location abbiamo qui alla loggia dei Medici, abbiamo un bellissimo complesso, io FDM come la voce e lo speaker durante la serata, e questo bellissimo matrimonio di Patrizia e Iana, che insomma è pieno di sorprese anche. E lui è la voce, lui con Planet TV abbiamo visto spesso al, sì, Twiga, ora sì, non so dove Twiga lavori. Sì, ora sto girando, sto facendo un po' un tour, sto lavorando in Toscana e insomma prossimamente anche su in Alta Italia. Bello, bello. Il gruppo chi sono? Sono bravissimi? Sono bravissimi, sono Paolo, Marco e Gianluca mi sembra. Ora non vorrei... Componenti, manca la cantante. Sì, prima ci stavo parlando, però mi sembra ancora Sara. Non è arrivata all'approccio. All'approccio perché non è arrivata. Comunque, di solito ai matrimoni nascono i nuovi amori. Tu sei, sì, fidanzato? Io sono fidanzato, sì, purtroppo sì. Purtroppo anche perché la mia compagna, no, la mia compagna proprio ieri è partita per Dubai, è andata là a lavorare. Sì, che insomma, sì. Però no, tra poco insomma te appunto presenti un po' la serata, sì, e poi presenterò la serata, questo bellissimo evento, e animo dopo, però dopo più tardi animerò questa serata, sì. Bene, bene, senti, cosa di calcio, no? Perché sta un po' la famiglia Pazzini nel mondo del calcio. Sì, allora io non sono tanto afferrato in materia di calcio, purtroppo non me ne intendo, però so che c'è dei giocatori addirittura. Io non sono tifoso, seguivo tanti anni fa l'Empoli, ecco, perché sono empolese doc, ecco. Questa sera qua, questa bellissima festa con Planet TV.
Abbiamo trovato un amico, Gianpaolo Pazzini. Ciao. Di solito non parliamo di calcio, di solito parliamo di calcio, con te non parliamo di calcio, vabbè. Possiamo parlare di tutt'altro. Ma siete tre fratelli, no? Sì, uno. Cioè, uno è già sistemato, e l'altro si è sistemato per la seconda volta, vero? È vero, sì, sono sistemati tutti, quindi siamo tutti belli, sei tranquillo, belli sereni, quindi i miei genitori hanno visto un po' di matrimoni, quindi va bene così. Sì, ma tanto non tornavi a Montecatini, insomma, a questa zona, perché tu, insomma, sei da tutta un'altra parte, stai in Lombardia, quindi... Sì, infatti ci torno sempre molto volentieri, perché sono i posti dove sono cresciuto, dove sono nato, quindi... Qua è casa mia, l'aria, è la mia aria, diversa. Ti respiri bene, no? Perché quindi... là poi c'è lo smog in Lombardia, sì, qua c'è lo smog. Qua ci sono paesaggi leggermente diversi, sì. Ma come mai siete così diversi voi tre? Cioè proprio sono ognuno diverso dall'altro. Si sono impegnati. Eppure conosco tuo padre e tua madre che sono sempre gli stessi, non è che ne hanno cambiato. È vero, no? Si sono impegnati a farne tutti diversi, quindi sono stati bravi. Vabbè, allora ti lasciamo in pace perché è il matrimonio di tuo fratello. Allora, buon divertimento. Grazie, un saluto a tutti. Ciao! Da Paolo Pazzini. Allora, anche l'altro figlio sistemato, eh? Sì, meno male, era l'ora. È il babbo, il grazie. Babbo Pazzini! Grazie mille! Ma voi fate Pazzini di cognome perché siete pazzi! Sì, davvero! Questo, dall'origine! Da Pazzini erano pazzi prima! Appunto! complimenti per la famiglia! They come just leave me with nothing. Like a movie. Eccolo qua, lo sposo e soprattutto la sposa, perché la sposa. Sempre, cioè, sì. è la cosa bella della giornata, una principessa, è bellissima. Com'è fatto? È stato bello, è stato già da 3 mesi che facciamo tutti i preparativi, oggi è arrivato il momento giusto. E ora ci stiamo un po' rilassando perché eravamo molto tesi. Lei soprattutto, che gli sono arrivati i genitori dall'Ucraina, sì che... Io ho visto anche contento. La lacrimuccia, certo. Io voglio ringraziare innanzitutto, poi farò dopo i ringraziamenti, ma voglio ringraziare tutti questi amici che sono venuti anche da Bari, veramente due amici importanti, poi da Modena, poi arriverà Tony, e sarà molto importante, molto bello. Un onore avere un bomber della nazionale... Alle 8 arriva, molto bello. Poi c'è mio fratello. Il bombe cioè, capocannoniere della Serie A. Poi c'è mio fratello, ha fatto 101 gol. Sì, che certo. Tanta roba. Stella, vieni! Vai, bocca al lupo, vi lascio. Grazie perché mille. Vi stanno aspettando. Ok. Mi scusi, signor Balleri, come mai ci sono tanti calciatori qua? Perché Patrizio Pazzini è stato un grande calciatore. Ah, è tuttora. No, Patrizio. Tuttora un grande calciatore, quindi. Perché è un po' su di chili, Patrizio, insomma. No, però fisicamente è un po' pesante, però poi con i piedi è sempre bravo. Balleri, vero? Balleri del Livorno. Livorno. Poi c'è Gesù. Vieni Gesù. Gesù, guarda. Gesù chi è Gesù? È un grande calciatore di calcetto. Sì? Allora, bella festa, vero? Bella festa, sì, bella festa. Facciamo il tuo augurio di cuore a Patrizio Pazzini? No, un grandissimo augurio di cuore ed è un matrimonio all'infinito. Da guardare i cartoni animati? Guardare i cartoni animati. No, perché qui c'è il re leone, il leone. E voi dove siete? No, come siete? Io sono qui, principe, guarda. Principe. Ah, il principe. Sì, mi hanno messo insieme a Fabrizio Monti, a Matteo Eliana, a Paolo Elena. Ma però c'è le Iene, voi c'è le Iene. Ci sono le Iene, speriamo non ci tocchino. Il tuo pensiero è Patrizio? Bello, tutto molto bello. No, Patrizio bello. Bello, cioè, ora quello non esageriamo. La moglie va bene. La moglie va benissimo. Iana va bene. Che bello. Mi piace. Quanti anni è che ci si conosce? Ma troppi. Secondo me ci si conosce da minimo un trentino. Sì, trentino tutti. Ma anche 35. Ma sarà belli, giovani, te lo ricordi? Buonasera, no, è che vedo che ci sono anche delle belle ragazze. Ma sono tutte mogli, devi stare tranquillo. Ma io posso guardare. Ah, guardare sì, e basta però.
Io guardo. Sono già tutte. Cioè, guardate, certo. Scusa, gli occhi sono fatti apposta. Oh, apposta. Oh, il principe c'è, anche il principe. Sì, ma c'è la moglie del principe. La moglie del principe? Non lo so. Perché principe. Lui qua per le mogli, vero? Cioè, no. No. Gianfranco Monti, insomma, la conoscete, no? No. Amici Planet TV, un fratello, un amico. E questa sera è qua a festeggiare. Dopo lo vedrete sul cubo a ballare, sui tavoli. Io nudo. Faccio il cubo. Fai il cubo. Questo non è un matrimonio, ma è una manifestazione. Esattamente. E quindi c'è il fotografo ufficiale della manifestazione. Il grande fotografo che potevano chiamare della zona, ovviamente. Appunto, cioè il top dei top. Il top non a caso top. Ci siamo anche noi, no? Esattamente, esattamente. Vedi? Qui c'è solo vedi il top. Che niente viene per caso? Allora, presentati. Io mi chiamo Ilenio, di Foto Ottica Pluto, sono a Montecatini, davanti alla stazione. Ecco. Il numero uno dei fotografi. Solo i grandi eventi, vero? Solo grandi eventi. E immensi anche. Eventi, e piogge, e sole. 30, 40. E 40, e 20. Dobry večer. Dobry večer. Dobry večer, si dice buonasera a tutti. Che lingua? Lingua ucraina. Ucraina, ucraina. Lui mio fratello. E tanta roba, fratello. Sì, è un fratellone. È fratellone, fratello, sì, grande, grande, importante. Proprio, sì. Bello, bello, bello. Tu parli italiano? No. Come si chiama, fratello? Oleg. Bella la sposa, bella, vero? Bella. Attrattiva e nevesta. Ma niente, siamo la luce. Meglio di tutti. È meglio di tutti. Certo. E tutti, fratello. È più bella di tutti. Certo. Auguri. Grazie. Poi c'è un'altra amica, questa Daniela. Ciao, parli italiano te? Sì. Lo so. Sì. Allora, come ti trovi? Bene, bene, tutto bello? Tutto bello, bellissimo. Dove stai? A Montecatini? Sì. A Montecatini. Complimenti per il cappello però. Grazie mille. Per il cappello, sei bene, bene. Grazie. E poi, insomma, tutto il resto, insomma. Poi c'è tanti. Tanta gente. Auguri. Grazie. Non c'è mica il marito, no? Aspetta. A dopo. Ma non ci ha visto il marito, non ci ha visto Patrizio, non ci ha visto. Ah, no. Tutto baciato. Vuoi ancora baciare? Sì, no? ancora. Vai. Ciao. A bordo piscina abbiamo trovato anche l'altro fratello, ce ne mancava uno, sono tre fratelli Pazzini, è la Fede e la moglie che noi conosciamo molto bene perché abbiamo già fatto una trasmissione televisiva al vostro ristorante. Sì, vero? Ma non mi avete intervistato, no. Ma ero nascosta bene. Però questa volta l'ho beccato. Per Patrizio si fa anche l'intervista, vero? Il tuo vero. Pensiero per il fratello del tuo marito. Tanti auguri e speriamo vada tutto bene perché se che lo sia la volta buona. Ecco, volevo essere... No, mi è cascato l'occhiale, la cattiamo dopo. Adesso ci vedi uguale, sì, però... Sì. Ero da sole. Sto cercando qui, è bello, il simpatico, il pazzo, allora, dei tre Pazzini. Secondo me c'è un pazzo, un bello e un matto. È un matto. Non c'è il simpatico? Secondo lei? La simpatia di tutte e tre. Ah, tutte e tre simpatici. E te che sei allora, il terzo fratello? Lei ha detto che sei il bello. Perché c'è il bello, il pazzo e il simpatico. La mia moglie è di parte, può dire che sono bello. Sicuramente da quando ho conosciuto mia moglie sono rinato. Sei rinato. E diciamo che sono fra il più simpatico dei tre fratelli. Oh, allora il pazzo è lo sposo, il bello è il calciatore e lui è il simpatico. Abbiamo trovato chi sono i due. All of this wanting is left me with nothing. So I'm gonna let you come. So I'm gonna let you come. Me, all of this search hasn't been working. Still got these wobbling heartbeats coming crazy, calling me to calm me down. For having faith to fade to work out on its own. But I'm gonna let you come. I'm gonna let you come to me. I'm gonna let you come. I'm gonna let you come to me.
gonna let you come to me. Tutti al pan bagnato! Che voce Ceccherini, 25 giorni! Iana e Patrizio! Once there
day waiting for you. Darling, don't be afraid. I've loved you for a thousand years. I'll love you for a thousand more. And all along I believed I'll find you. And time has brought your heart to me. Once that